tu sei regista e anche attrice di... Forse il contrario, cioè sono attrice e diciamo la regia è una parola grande, credo che faccia parte del percorso di un attore a un certo punto, non di tutti ma di chi ne sente la curiosità di mettere in scena qualcosa. Ah, il testo Modernity Blues è un testo particolarmente duro perché tratta di queste quattro donne che hanno voluto uccidere i loro figli, anche... Appunto questo invece da attrice, come ti sei sentita a lavorare a questo? Ma guarda, noi abbiamo lavorato molto partendo dalla Medea, dal mito, che secondo me era un modo molto importante di iniziare questo lavoro, nel senso che per forza di cose noi siamo molto influenzati dalla cronaca, quindi partire pensando ai vari personaggi che abbiamo visto a porto, alle varie notizie sui TG, secondo me era fuorviante, nel senso, invece partire da Medea, dal mito, era una maniera più interessante di vedere alla vicenda. Cioè, Medea è studiato anche in filosofia del diritto, il diritto di dare la vita, di dare la morte. Medea, il discorso sulla maternità, cioè non è soltanto sulla maternità, ma proprio come diritto di essere madre. È un argomento filosofico. E quindi secondo me era importante questo, non perché non sia fondamentale tenere in considerazione il fatto, cioè che ha compiuto questo gesto, ma perché all'interno di un discorso sulla complessità dell'animo umano. E quindi noi, attraverso questo piccolo buco della serratura che mettiamo, vediamo queste quattro donne dentro questa stanza di questo ospedale psichiatrico e la loro quotidianità. E in questa quotidianità si creano delle amicizie, c'è un senso di consolazione, ma anche è come se la vita per alcune di loro fosse finita lì. In altre, invece, quelle più giovani, c'è la voglia di avere un'altra possibilità, le cure, cioè ci sono tanti punti di vista, però si è proprio cercato di togliere tutta la parte della cronaca. Ultima cosa, come mai un testo così impegnato ha avuto bisogno di una autoproduzione per venire messo in scena? Perché è proprio questo il punto, cioè che di questi tempi comunque non si vuole rischiare. Un testo su un tema così viene sommariamente indicato come pesante, triste, e quindi meglio le commedie, meglio i testi. Siamo quattro attrici, quindi non è un monologo, non è un, no? Cioè, nel senso, è più impegnativo. E poi il tema è, come dire, importante, a me piace dire, non triste. Io ero in tournée con Luca Zingaretti, con Torre d'Avorio, e con i soldi di quella tournée io ho prodotto questo spettacolo. E perché per me la libertà è fondamentale, cioè io voglio poter essere libera di scegliere anche gli attori che desidero, perché secondo me è fondamentale proprio per, anche per la riuscita del progetto, il fatto di scegliere.